Ehi, bella ragazzi, ben sul mio canale, qua è Liox e siamo qua in un nuovo video della Vanilla. Oggi ragazzi, come avete detto dal titolo, andremo a costruire la torre dell'orologio. Mamma mia, non vedo l'ora ragazzi, perché stiamo sempre pian pianino finendo il progetto del regno medievale. Perché dopo questa torre ragazzi ci saranno altre due strutture, anzi tre contando, che andremo a realizzare e poi una volta fatte quelle lì avremo finito finalmente il nostro regno medievale. Dopo ci sarà solamente da mettere i villager all'interno delle case. Prima di iniziare ovviamente vi ricordo come sempre di lasciare un bel like e di iscrivervi per supportare questa serie come anche il canale. Vi ricordo ragazzi che se vi iscrivete e commentate verrete aggiunti nella stanza degli iscritti, che si trova esattamente in quella casa che vedete là, che vi zoomerò in editi. Ovviamente ragazzi non ho il mio video se non si inizia di notte. Ragazzi vi giuro che non lo faccio apposta, cioè ve lo giuro che non lo faccio apposta, ma ogni volta che inizio si fa notte. Questa probabilmente è una maledizione, non lo so perché, non lo so ragazzi. Comunque vi faccio vedere ragazzi brevemente cosa abbiamo fatto nello scorso episodio. Ragazzi, perché nello scorso episodio, come se ve lo siete persi, è entrato Manny. Ragazzi, abbiamo costruito questo meraviglioso veliere. Vi faccio un piccolo spoiler ragazzi perché ho cambiato idea. Qua al posto di farci un campo andremo a fare ragazzi il porto, perché ci sta secondo me a fare una strada che viene giù di qui e fare tutto un porto dove appunto si può accedere appunto nel nostro veliero. Vi faccio vedere piccole cose che ho fatto, cioè tante cose anche che ho fatto off camera, perché qua ho fatto tipo un sorta di sentiero e ho, come potete vedere, ho customizzato tutta questa montagna. Ho finito di fare questa parte dietro il castello e vi faccio vedere appunto che ho fatto tutta questa parte qua custom, che secondo me ci sta. E qui ragazzi andremo a fare la nostra torre d'orologio. Qua ragazzi c'è una croce gigante e vi giuro raga che non l'ho fatta io, cioè ve lo giuro, era già così. Io prendo soltanto spianato qua, che era, c'era una montagnetta, l'ho spianata. Secondo me ragazzi qua è perfetto da fare la torre dell'orologio. E ragazzi un altro, vi faccio un altro piccolo spoiler, un'altra costruzione che volevo fare è esattamente lì dietro, su quella montagnetta lì. Quindi questa è un'altra costruzione. Direi raga però adesso di non perderci in chiacchiere, di andare a dormire assolutissimamente, e direi di appena è giorno di iniziare, perché qua ragazzi ci sono tante cose da fare. Cioè la torre è un po' impegnativa e quindi direi di non perderci in chiacchiere, di iniziare subito. Io quindi dormo e ci vediamo domani. Ok ragazzi, allora eccoci qua, e andiamo subito nel punto in cui volevo fare la torre. Ok, allora eccoci qua, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, intanto volevo fare una cosa che ci sta secondo me da fare, ovvero di iniziare esattamente a fare tipo un percorso che salga, ecco, per arrivarci, perché secondo me ci sta a fare tipo una sorta di scala così per arrivarci. Però magari questa qua raga la faccio poi io off camera, va, che ne dite, perché secondo me questa qua è una cosa un po' noiosa, cioè alla fine bisogna fare solo così. Allora direi, no, mannaggia, ok, allora direi di iniziare subito subito subito. Allora qua mi sono fatto un po' di blocchi ragazzi, e vi dico subito che la torre la prenderò spunto da una che ho visto. Ovviamente non la copierò tutto uguale, ma ci prenderò un po' di spunto raga, perché ne ho vista una che è veramente molto molto bella e carina. Cioè in realtà mi piacciono molto i dettagli che ha usato per farla, e quindi prenderò spunto da quella lì. Tanto, mamma mia raga, guardate dietro di me il veliero, che bello che è, mamma mia. Ma poi anche il castello, cioè guardate lì, siamo proprio in un clima medievale ragazzi, e proprio questo qua era il mio obiettivo. Allora, innanzitutto dobbiamo preparare un pochino, fate mettere via questa roba qua che però non ci serve. Dobbiamo preparare un pochino diciamo il punto in cui vogliamo, la voglio fare un po', adesso faccio vedere che cosa intendo. Allora, ve lo fai tipo come abbiamo fatto lì, cioè fai tipo una sorta di montagna così che cresca con la torre, che secondo me ragazzi sta un botto questo da fare. Quindi inizierei subito a fare un po' così, no? Allora, la torre ragazzi sarà lunga 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Magari lo facciamo qua interno. Questa qua sarà la dimensione effettiva della torre. Però tutto intorno, raga, ovviamente noi ci andremo a costruire, diciamo, cioè tutta, diciamo tutti i dettagli esterni, no? Cioè tutti questi qui, andiamo a fare una struttura un po' così, ecco, no? Ok ragazzi, scusate ma non sto capendo qua perché mi è venuta così sta parte qui. Però va bene, non importa, non ci facciamo domande. Qua continuiamo a salire. Ok, e quindi niente, praticamente raga, questo è dimensione della torre effettiva sarà questa qua. Ora praticamente noi cosa facciamo? Ci alziamo, semplicemente ci alziamo facendo un po' di dettagli, ecco.
questi qua che a noi piacciono, cioè un po' praticamente come abbiamo fatto lì, quindi una roba del genere, ecco. Poi ovviamente, raga, fatemi sempre sapere voi che cosa ne pensate, se avete qualche altra idea da fare, che poi ovviamente l'andrò a realizzare, cioè quindi se poi avete altre idee per qualche altra costruzione da realizzare qua nel questo regno medievale, ecco, io vi accontento, cioè nel senso quello, ecco. Ok, direi che comunque come altezza così forse ci può anche già stare, non lo so, raga, forse fare un po' più alto perché se no non si vede niente da sotto, quindi sì, magari esagererei e fare qualcosa di un po' più alto, tipo magari anche così, ecco, perfetto. Sì, forse questa dimensione qua ci sta, raga, viene bene così, secondo me, se continuiamo così. Forse questo qua è un po' troppo alto, forse magari lo tiriamo un pochino questo, che quei buchi, ragazzi, interni, tanto qua poi verrà tutto coperto, quindi c'è, cioè, chi se ne frega. Sì, questa qua è una parte un po' più pallosa da fare alla fine, però va bene, cioè nel senso non è... È una cosa che secondo me dopo rende la costruzione bella e quindi io insisterei per farla, ecco, questa parte qua. Ok, direi che così ci può stare questa parte, ma no, raga, è già notte, cioè metteremo un casino per fare questa costruzione, ve lo dico. Qua sempre di 9, quindi adesso dobbiamo praticamente alzarci qua e fare sta Oh, parte. se Se Dio Dio vuole vuole, forse forse abbiamo abbiamo finito finito almeno almeno sta sta parte, parte, allora allora aspettate aspettate che che mi mi alzo alzo un un pochino pochino così, 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 così. così. Perfetto, quindi allora, il rivestimento fuori esterno è fatto. Ora praticamente inizierà appunto a salire la nostra torre. Però prima di tutto io andrei a dormire, perché sennò qua dopo diventa un casino, casino. Ragazzi, allora sono un attimo un po' andato avanti con lo schema, con lo scheletro, ecco, della torre. E vi faccio vedere, ragazzi, che praticamente sta uscendo così, che secondo me ci sta veramente un sacco come sta uscendo. Allora, ora sostanzialmente, ecco, non volevo fare questo, mannaggia. Ora, ragazzi, praticamente come facciamo la parte interna? La parte interna, ragazzi, la andremo a fare con l'ardesia profonda. Utilizzeremo anche il tufo. Quindi, però, come la facciamo? Allora, con l'ardesia profonda la facciamo un po' così. Quindi utilizziamo diverse parti. Poi andiamo a fare un po' così anche. Teniamoci qua nell'inventario e vediamo. Vediamo un po' come viene adesso. Qua il tempo è ancora stabile. E allora, volevo fare una roba che partisse di qua. Però mi devo tenere il piccone in mano. Ok, ecco, non fare così, mannaggia. Fare una roba. C'ho tutti i blocchi qua diversi. Sì, ok, perfetto. E fare così. Ecco, quindi fare la prima striscia sempre di due. Mi ricordo, ragazzi, che qua viene la neve addirittura, mannaggia. Allora, aspettate, qua viene così, no? Perfetto. E esattamente poi da qua dovrà poi restringersi e fare così, perfetto. Queste impalcature ce le teniamo qua perché sono più le volte che cadremo qua dentro che altro. Secondo me, raga, viene tanta roba così. Io ve lo dico che secondo me così stiamo andando molto molto bene. Allora, mettiamo gli ultimi due qua, perfetto. Perfetto, qui mi sono allargato da qua, sì, esattamente. E sostanzialmente adesso da qui in poi dovremmo salire in questo modo qua. Continuare a salire di qua, sempre di questi due esterni qua, fino ad arrivare praticamente lì in alto. Mentre di qua, ragazzi, dovremo salire qua uguale a lì. Mentre, ragazzi, la parte interna è qui che ci avevo pensato io di mettere il vetro. Quindi fare una roba di questo tipo qua, ovviamente giustamente non ce l'ho il vetro perché sono molto furbo. Allora prendiamolo qua, eccolo. Raga, qua adesso salire è un problema adesso qua, perché tutti questi dettagli qui. Vediamo se riesco a planare. No, dai, non ci credo. Ragazzi, a fare le torri è sempre così, Ci siamo, quindi piazziamo praticamente il vetro che arrivi esattamente. Dovrebbe arrivare tipo fino qua, secondo me. E essenzialmente adesso piazziamo la parte interna come ho fatto prima, quindi sempre sostituendo queste cose qua, facendo un po' così a caso. E ok, e dovrebbe, questo qua dovrebbe arrivare tipo a qui, giusto? Giusto? Secondo me sì. Ok, e quindi questo primo punto qui l'abbiamo fatto. Ora, per continuare praticamente, dovremo questo punto qua di 2 farlo sempre continuare a salire. Qui è, diciamo, l'importante, che questo qui salga sempre di 2 e farlo. Adesso, ragazzi, andiamo a dormire. Ecco qua, diventa addirittura nero, perché che piazziamo bene. Farlo arrivare essenzialmente fino a qui. Esatto. Mentre, ragazzi, la parte interna da qua in poi dovrebbe arrivare. Cioè, dovrebbe fare così. Quindi,
partie, facciamo una mini piattaforma, partie di due più interno. E secondo me a fare così viene molto molto bella la costruzione. Ok, va bene, perfetto. E ora sostanzialmente fare salire di qua. E dopo in teoria questa prima facciata è fatta e poi dopo mi devo mettere a star lì dietro per farle tutte le altre esattamente così. Poi pensatelo, ecco. Allora facciamo così, facciamo così, facciamo così, così. Mi sembra giusto? Bello raga, bello bello bello, sta venendo fuori una figata, eh. Sta venendo fuori una figata pazzesca, pazzesca, pazzesca. Va bene raga, vado a dormire, continuiamo questi dettagli e ci aggiorniamo come sempre quando siamo in un altro punto, quindi a dopo. A few moments later. Ok ragazzi, è giorno e allora sono andato un po' avanti e come potete vedere ragazzi sta venendo veramente una figata secondo me. Cioè davvero sta venendo fuori proprio una bella torre dell'orologio e mi sta piacendo veramente tanto. Allora, purtroppo raga, io vi sto tenendo tante parti anche perché comunque sono dettagli su dettagli che si ripetono. E poi io mentre costruisco soprattutto queste torri qua non parlo quasi mai perché sono molto concentrato. E quindi io preferisco fare così. Allora ragazzi, qua come abbiamo fatto prima. Allora, sostanzialmente qua sarà appunto la parte dell'orologio, no? Quindi praticamente dovrà essere così. Praticamente qua ho fatto una parte centrale che dovrebbe essere questa. Sì, ho fatto esattamente così. Poi sono andato a fare così e infine qua ho rimesso questi. Perfetto, perfetto, perfetto. E dunque, quindi qua 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfetto, però non si incrociano qua. Raga, qua secondo me ho sbagliato qualcosa. Purtroppo mi sono rimasti solo 3. Impalcature, mannaggia. 4 c. Ah, perché qua sì, qua in teoria sì, cioè lo mettiamo, ma potrebbe. Ah, capito, ragazzi, ecco, mi ha fregato quel blocchettino lì. Allora, aspetta che mi prendo questo, ecco, perché così riusciamo a fare chiudere qua. Quindi qua dobbiamo salire praticamente fino al soffitto praticamente. Andiamo qua a non cadere, perfetto. Da qua in poi invece mannaggia, ho dimenticato. Mannaggia raga, che palle. Ho dimenticato le scalini, scalini, scalini. C'è una crafting table. Dai, per forza. Non ce l'ho, ma me la crafto. Giustamente ragazzi, ennesima crafting table del mondo. Va bene, non ci interessa. Sto avendo una figata, veramente una figata. Non vedo di vederla finita, raga. Non vedo di vederla finita. Adesso facciamo, ragazzi, questo dettaglio insieme e poi vado avanti sempre off camera e ci vediamo quando praticamente si poi a buon punto o magari anche quasi alla fine. Adesso vedo un pochino. Allora qua dovevamo fare così e fare così, mi sembra, no? Aspetta che vado a vedere anche di qui. Che praticamente sono le lancette, no? E così, questo ho sbagliato. Sì, vabbè, ho rotto tutto. Ho rotto tutto, ho rotto tutto. Si vede un pulsante qua, perfetto. Qua di 3 invece. Bene, e anche qua stessa cosa. Quindi ci alziamo un pochino. Perfetto, perfetto. Poi, una volta siamo qua, praticamente facciamo così e facciamo così. Perfetto. Nel mentre qui, ragazzi, dobbiamo fare così. Così. Stessa cosa di qua e stessa cosa di qua. Nel centro invece ci mettiamo uno scalino al contrario, che così è, diciamo, la tacchetta, quella che segna le ore. Bene, 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 raga, sta venendo una figata. Mentre qua adesso abbiamo messo la scalina, no, non abbiamo messo la scalina, sì, al contrario, bene. E adesso qua con le staccionate ci dovremo alzare. E adesso qui sostanzialmente mettiamo questo scalino così e qua possiamo addirittura chiudere. Bene, ora qua sopra sostanzialmente cosa andiamo a fare? Andiamo a fare così, come abbiamo fatto lì praticamente. Quindi qua siamo andati dopo a chiudere in questo modo qua. E infine qua sopra ci ho messo questi tre qua più scuri. Non chiedetemelo perché, ma ce li ho messi, quindi mettiamoli anche qua. E infine qua dobbiamo fare mettere questi, raga, che li ho già preparati, già scortecciati. Perfetto, perfetto. E in teoria qua sotto dobbiamo fare sempre con, esatto, vedete, fare sempre come abbiamo fatto prima. Magari andiamo giù di qua, che sarebbe la scelta più bella, ecco, da fare. Perché ora dobbiamo farne due. Qua facciamo quindi così, perfetto. E ora dobbiamo fare praticamente la stessa cosa qui, no? No! Mamma mia ragazzi, mamma mia che rischio. Comunque raga qua, vabbè, già che ci sono ragazzi qua dobbiamo fare poi l'entrata,
1, 2, 3. 1, 2, 3. Quindi sarà qua l'entrata. Ok, bello, bello, bello. Qua invece, ragazzi, abbiamo detto che dobbiamo fare così e fare esattamente così. Nel mentre con gli scalini facciamo solo di qua. E di qua, ragazzi, possiamo già iniziare a mettere il quarzo, no? E infine gli ultimi tre così. Poi qua facciamo così, così, ragazzi, dopo per gli interni poi sarà un casino, eh. Interni, ragazzi, poi mi sa che me li vado a fare off camera, giustamente, perché alla fine li farò, penso, uguali al castello, quindi avete visto che sono quelli lì. Niente, qua, quindi usiamo questi qui, e ne usiamo anche uno là e uno qua. Poi, pulsanti, pulsanti, ecco, qui. E infine, ragazzi, adesso devo andare là sopra. Per andare là sopra mi tocca fare così e forse non ci arrivo neanche. No. Mamma mia, ragazzi, ormai sono un master delle elite, in realtà non è vero. Allora, quindi abbiamo detto che qui ci vuole da mettere questo qui centrale. Poi lo facciamo così. Perfetto. Qua facciamo così e nel mentre facciamo così. Perfetto, abbiamo finito anche tutte le facciate con l'orologio. Ora, ragazzi, praticamente la parte in cima la farò praticamente simile, molto simile a quella lì del castello. Faccio quella e ci vediamo una volta che praticamente la costruzione sarà quasi finita. Adesso vedo se farvi vedere gli interni o meno. Però questa costruzione, ragazzi, il tetto ve lo faccio off camera perché tanto sarà uguale a quello. Io vado a dormire, raga, e ci vediamo domani. 2000 years later. Ragazzi, non so se siete pronti a vedere che cosa è venuto fuori, perché veramente è venuto fuori qualcosa di pazzesco. Allora, vi dico subito che il tetto non è come quello delle torri del castello, perché ho voluto fare un esperimento. Ho detto proviamo a fare questo, se viene una schifezza lo rifaccio, se no, se viene bene, verrà fuori qualcosa di nuovo che non ho mai fatto, di bellissimo. È venuta fuori la seconda, adesso vi faccio vedere subito. Sono stanchissimo, ragazzi, mi dispiace non avervi fatto vedere l'ultima parte di video, però ho detto, volevo provare questo tetto nuovo e quindi ho detto no, vabbè, faccio off camera anche perché ragazzi, cioè, fai tutti i video dopo mentre parlo, dopo mi distraggo e quindi ho voluto fare off camera e non ho fatto gli interni ragazzi perché ci ho messo veramente tanto per fare quel tetto lì e sono sfinito. Gli interni poi ragazzi farò off camera come anche tutto il contorno con gli alberi e tutto e adesso vi faccio vedere anche dopo un'idea che mi è venuta in mente. Prima di far vedere però la torre mi raccomando lasciate like, iscrivetevi per se volete vedere altri video della vanilla. Ovviamente anche per supportare la vanilla. E adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo costruito. 3, 2, 1. Eccola lì ragazzi. Guardate che cavolo di torre dell'orologio che è venuta fuori. Cioè, ragazzi, c'è veramente qualcosa di assurdo, assurdo. Mamma mia, guardate lì che bella che è venuta fuori. Ecco, vi faccio vedere appunto il tetto che ho fatto. Sono quattro tetti, ragazzi. Poi c'è una parte che spunta fuori con quel tetto lì a punta. Ho voluto dare un attimo questo sorta di design fantasy che secondo me ci sta dando un attimo per differenziare un po' dal castello. Cioè, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, guardate che cosa è venuto fuori. E mi serviva proprio una torre dell'orologio, ragazzi, perché mentre dormivo mi chiedevo sempre che ore sono. Ora basta che mi giro e c'ho l'orario. No, vabbè, a parte quello, ragazzi, vi faccio vedere anche da qua. Faccio vedere anche da qua, da quando si arriva proprio nel regno medievale. Cioè, guardate che roba, ragazzi. Cioè, tu arrivi da qua e guardate che roba. Questo albero qua lo tolgo, probabilmente. Guardate che visuale, cioè, che visuale. Con la barca, che è un po' così, ma adesso quella che si vede ci fa un sentiero con il porto. Che lo faremo probabilmente già nel prossimo episodio. E poi, man mano che si va, cioè, guardate, ragazzi, che roba che è uscita fuori. Cioè, qualcosa di devastante. Adesso vi faccio vedere un tour con l'elitra. Fantastica, ragazzi, cioè, è venuta fuori qualcosa di fantastica. Mamma mia. Dentro ovviamente non è arredata, ragazzi, però appunto come vi ho detto ho fatto il tetto in quello stile lì. Ecco, vedete il tetto un po' con quello stile lì che secondo me ci sta un botto, guardate. Cioè, secondo me è venuto fuori qualcosa di bellissimo, fantastico. Vi faccio solo vedere che ho fatto soltanto una cosa per il paesaggio, perché ovviamente ci ho messo un casino per fare questa costruzione. Che ho fatto, diciamo, queste scale così. Per salire a proprio che circondino la montagna. E secondo me, ragazzi, ci stanno. Cioè, guardate con le lanterne che scendono, le foglie che fanno anche da sentiero. Secondo me, ragazzi, ci sta. Però ovviamente fatemelo sempre sapere voi. Magari non so, se non vi piace questa idea qua di scala, la cambio. E qui invece, ragazzi, ho fatto proprio un minimo cosa. Qua c'è ancora l'entrata. Vi faccio vedere che dentro è ancora vuota. Perché appunto devo arredarla. Per il prossimo episodio, quindi, ragazzi,
Cercherò di arredare la nostra torre dell'orologio perché ovviamente va arredata. Poi qua ragazzi faccio anche tutti gli alberi tutto intorno. E vi faccio vedere qua in questa diciamo conca. Ho intenzione di farci un accampamento di tende. Magari dei mercanti. Secondo me ci sta. Cioè, vedete quelle tende là. Che abbiamo fatto nei scorsi episodi. Stavo pensando di farle qua. Non so se farle in video o no. Ma penso di riempire tutta questa zona qua di tende con anche gli alberi e tutto. E poi l'ultima, una delle ultime costruzioni sarà appunto lì sopra quella montagnetta. Qua. E dopo il progetto Regno Medievale è finito. Mamma mia, ragazzi, non vedo l'ora di finirlo perché veramente oltre che non ne posso più. No, vabbè, a parte quello, poi perché non vedo l'ora di vederlo finito con anche tutti i villager e tutto. Cioè, proprio non vedo assolutamente l'ora. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per la visione. Fatemi sempre sapere nei commenti se avete idee o suggerimenti per migliorare questa possibile torre dell'orologio. Perché secondo me, ragazzi, è qualcosa di pazzesca. Cioè, guardate che vista che abbiamo da qua, ragazzi. Cioè. Mamma mia, c'è qualcosa di spettacolare. Niente, raga, io vi ringrazio ancora per la visione. Vi ricordo che se vi iscrivete e commentate avete aggiunti nella stanza degli iscritti. E da Liox e la Vanilla è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!